Quando si pensa a qualcosa di tamarro, diciamo così, la prima cosa che viene in mente sono urla forti, macchine esagerate, vabbè, quella sono almeno roba che viene in mente a me, si intende, e robe esagerate. E quando penso a queste caratteristiche, la prima cosa che mi viene in mente è proprio Gurren Lagann. Ma cos'è Gurren Lagann? È un anime di robottoni, un anime mecha prodotto nel 2007 dallo studio Gainax. Ed è un anime veramente bello. E detto questo, io sono un otaku a caso sul tubo e questa è la recensione di Gurren Lagann. Questa recensione può contenere spoiler per l'anime, quindi guardatela dopo se avete già visto l'anime, ovviamente. Ora che abbiamo mandato via le persone che non hanno ancora visto Gurren Lagann per evitargli gli spoiler, perché noi non facciamo spoiler, direi di iniziare con una breve trama dell'anime. L'anime è ambientato molti anni nel futuro, non c'è una data specifica, dove l'umanità vive nei villaggi situati sottoterra. In uno di questi villaggi c'è un abile scavatore di nome Simon, che mentre stava scavando per espandere il suo villaggio, trova un mecha. In questo villaggio c'è anche un personaggio di spicco di nome Kamina, di cui vabbè i personaggi li approfondiremo tra poco. Di nome Kamina che se ne va in giro con una katana, fa grida, fa robe belle, ecco. Però un giorno nel villaggio cade dal cielo quello che sembrerebbe. No, cade dal cielo un gunman. Che scopriamo che è un enorme mecha pilotato da degli uomini bestia. Quindi Simon e Kamina, una volta sconfitto il gunman con il loro mecha che ha trovato Simon, vanno in superficie e da qui inizia l'avventura per riconquistare la superficie dagli uomini bestia. Insomma, la trama non è sta, è una trama piuttosto banale. Ma però l'anime merita veramente tanto. I protagonisti sono Simon, che abbiamo appena nominato, che è un ragazzo, un ragazzino anzi, molto insicuro di sé, senza spina dorsale, diciamo così questo termine, che fa molto affidamento sul fratello Kamina. Mentre Kamina invece è praticamente l'opposto di Simon, in quanto praticamente è molto sicuro di sé, non ha paura della morte, non scappa mai, a differenza di Simon, e vuole raggiungere la superficie, mentre Simon semplicemente se ne sta a scavare ed è contento di quello, mentre Kamina no, vuole raggiungere la superficie proprio nel primo episodio. Ok, probabilmente verrà leggermente buggata questa parte, ma questa è una parte che sto registrando in post-produzione. Praticamente non ho detto che Kamina rappresenta la mascolinità in quanto è sempre a fare discorsi sulle azioni dei veri uomini e cose del genere. E sì, vi aspetterete probabilmente che il protagonista sia Kamina, ma in realtà il protagonista è Simon. Beh, tra gli altri protagonisti abbiamo anche Yoko, che è una ragazza caduta nel villaggio di Kamina e Simon, che diciamo dà inizio all'avventura, insomma, porta l'avventura nelle vite dei ragazzi, ed è un personaggio fanservice. Esatto, tutto qui quello che ho da dire su Yoko. Poi un'altra protagonista, penso la si possa definire così, è Nia, che gioca un importante ruolo, soprattutto dopo l'uscita di scena del fratello di Kamina, ossia il fratello di Simon, in quanto Simon passa un periodo di depressione, ma troverà questa ragazza, Nia, e la salverà. Salverà, insomma, una situazione particolare in quanto è stata proprio buttata via in una scatola e se non la liberano muore essenzialmente. Lui la salva e la presenza di Nia comunque aiuterà molto Simon a superare la morte del fratello e avanzare, ecco.
Nia non solo non è una ragazza qualunque, però, in quanto è la figlia dello Spiral King o il Respirare, non so, io non so il nome italiano qual è, che è praticamente il nemico che devono sconfiggere, il Respirale. E i vari personaggi con Mia all'inizio saranno molto, all'inizio vabbè, sono molto felice, cioè nel senso sono molto socievole con lei, ma questo sempre, per tutto un po' l'anime, anche dopo aver scoperto che è la figlia dello Spiral King. E parlando di altri personaggi, i personaggi secondari, che non vado a nominarli tutti perché sarebbero veramente tanti, sono dei personaggi che sono veramente caratterizzati veramente bene, anche quelli più inutili, anche se sono personaggi da gag comiche, cabbo. No, che magari così tanto no. Però, la maggior parte sono caratterizzati veramente bene. Alcuni di questi personaggi sono per esempio Kitan, che sarebbe la copia più brutta di Kamina, oppure Liron, che è semplicemente il meccanico del gruppo, e potrebbe, come potrebbe non essere, omosessuale, ma vabbè, tralasciamo. E altri personaggi di spicco che ora non mi vengono in mente, perché sono veramente, veramente tanti personaggi. Ah, un personaggio veramente fantastico è il Terrossio, che è praticamente un ragazzo che è stato reclutato nel team da, vabbè, Kamina, Simone and Company, tutti loro. E mentre era in un villaggio dove praticamente oltre le 50 popolazioni, cioè oltre i 50 abitanti, tipo il 51esimo, per fare un esempio, veniva mandato in superficie a morire schiacciato dai gunmen degli uomini bestia. Giustissimo. E vabbè, viene salvato e viene portato via da. Portato via, viene portato. Si unisce al viaggio dei nostri eroi. Esatto, eroi. E avrà una parte molto importante nella seconda metà dell'anime, diciamo, insomma. Spostandoci su argomenti di un lato più tecnico, abbiamo i disegni e le animazioni, che i disegni non sono molto quelli classici, tipici degli anime, quanto sembrano molto di più cartuneschi, insomma da cartoni americani, e non sono ricchi di dettagli, ma è una cosa buona secondo me questa, perché oltre a dare all'anime uno stile unico, diciamo, e riconoscibile, non dovendo avere così tanti dettagli, ci si possono concentrare di più sulle animazioni. E my god, questo anime delle animazioni veramente belle, via Demon Slayer, via Jujutsu, via tutta quella roba, Gurren Lagann, best animazioni ever. Le mie cazzate, mia parte, ha veramente delle animazioni fatte veramente bene, comunque, perché, come detto poco fa, con pochi dettagli nei character design e tutto quanto, si possono fare delle. Si, è possibile, è stato più possibile concentrarsi nelle animazioni, che nei combattimenti sono veramente, veramente belle. Poi le musiche, parlando di musica, poi sono tutte veramente belle, e la maggior parte, la gran parte, ti danno proprio l'hype che serve, ma veramente tanto hype, e ci stanno molto a tema con le scene varie in cui vengono messe. Una molto riconoscibile è soprattutto il coro Row Row Ride Fight the Power, che c'è, che ci accompagnerà per tutta la serie durante le immagini di Transizione, immagini di transizione, quelle che ci sono a metà episodi, essenzialmente quelle, e anche nei momenti più epici, ovviamente, perché che fai, non vuoi mettere un row row fight the power nei momenti più epici? Ecco, insomma, Gurren Lagann è un anime di robottoni che secondo me si distingue veramente tanto tra gli altri per i suoi personaggi, che si evolvono veramente tanto col tempo, come per esempio Simon, che all'inizio è, come detto, il ragazzino codardo, senza spina dorsale, con molta paura della morte, e verso la fine dell'opera diventa quasi identico a Kamina, ma non identico, perché Simone, dopo la morte di Kamina, non vuole prendere il suo posto.
Cioè, no, cioè vuole prendere il suo posto, ma poi capirà che lui è Simon e quindi deve avere una sua identità. Ecco questo, essenzialmente. È un messaggio, tra i messaggi dell'anime, i vari messaggi dell'anime sono molto, sono l'evoluzione, che come appena detto Simon ne è un enorme esempio, ma anche l'energia spirale che magari in alcuni casi verso l'inizio può sembrare un po' un Deus ex machina, ma che è veramente importante per la serie e rappresenta alla fine l'evoluzione, che alla fine con l'energia spirale l'umanità si è evoluta velocissimamente in un piccolissimo lasso di tempo, in quanto si può vedere nella transizione tra la prima metà e la seconda metà dell'anime. E un altro messaggio è che credendo in se stessi è possibile fare qualsiasi cosa. Ma i messaggi non ce ne frega nulla, noi siamo qua per vedere botte tra robottoni fighi. E parlando di robottoni, i design dei mecha sono veramente riconoscibili, come per esempio dal Gurren Lagann ai vari mecha degli uomini bestia, insomma, cioè vari mecha Gunmen, insomma, sì, sono tutti design che sono comunque molto riconoscibili. Cioè, e i mecha vanno sem diventare sempre più grandi, cioè che si parte dal Lagann che è poco più grande di Simon. Grande, no, mi sembra grande quasi quanto Simon, che mi sembra misura 1,5 metri la Gun, ma non ne sono sicuro. Fino al Tengen Toppa, allo sfondamento dei cieli Gurren Lagann, oppure o Tengen Toppa Gurren Lagann, che è più grande dell'intera galassia. E nello scontro finale, mamma mia, vedi due mecha che si picchiano tirandosi galassie come frisbee, oppure tirandosi Big Bang addosso, è veramente bello. Oppure nel film che c'è un mecha ancora più grosso, sia il Super Tengen Toppa Gurren Lagann, che è il mecha più grande di tutti i mecha dell'animazione giapponese, in quanto è grande più dell'universo, sì, più del fottutissimo universo, è grosso quel mecha, lo so. In sintesi, Gurren Lagann è un anime di mecha che, come ho detto, si riconosce, che si concentra, che non si concentra sui dettagli, in quanto lo descriverei come don't think, just feel, ossia non pensare, semplicemente goditi, una roba del genere. Le mie traduzioni in inglese fanno veramente schifo. Comunque, è un anime che si distingue dagli altri per lo stile di disegno unico e anche di animazioni, le varie musiche e la trama, cioè no, e i personaggi, ognuno ben caratterizzato. E la grandezza dei mecha, soprattutto, sì, i mecha, quelli sono grossi, sono tipo tanto grossi, quindi si riconoscono abbastanza, direi. Detto questo, spero che questa mia piccola recensione di Gurren Lagann vi sia piaciuta. Se l'avete vista fino alla fine, la recensione, anche l'anime, ditemi cosa ne pensate di questo anime con una stagione da 27 episodi e due film, insomma. E ditemi cosa ve ne pare. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi. E vi ricordo di unirvi al mio server Discord ed al mio subreddit, link in descrizione, che probabilmente potrei farci dei video in futuro. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!